14. Diapason. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian. Domanda. Secondo me in ogni cosa si trova la presenza dell'assoluto. Moti. E tenete conto ancora di un fattore. A meno che non sia l'assoluto personalmente come espressione di se stesso a parlare, non vi è nessuna voce che si possa levare in qualsiasi posto che possa dire di parlare dell'assoluto. Poiché nessuna voce che si leverà e sarà ancora in qualche attimo, in qualche punto, in qualche frazione, non completamente parte dell'assoluto, non può veramente comprendere nella sua totalità che cosa esso sia e quindi non può dare una versione, una visione esatta, fino all'ultimo punto, ma soltanto una visione relativa alla posizione che chi parla ha raggiunto nei confronti di questa realtà trascendente. Certo, può esservi chi è più vicino e chi è meno vicino, e forse è un vostro dovere o un vostro piacere o un vostro compito riuscire proprio a trattenere, a riconoscere le immagini più vicine che vi vengono fornite, in modo da poter sempre allargare sempre più questa vostra conoscenza della realtà con la R maiuscola. Poi volevo sottolineare un altro punto. Quando, prima dell'inizio della serata, il figlio C parlava delle vibrazioni. E forse è un punto che è stato sottovalutato, forse non ben compreso, o forse non ben presentato, non ben prospettato nella discussione. Le vibrazioni, senza dubbio, hanno il compito di smuovere qualcosa all'interno degli individui affinché, seguendo la traccia di ciò che viene smosso, riescano a comprendere qualcosa di più su se stessi e quindi a modificarsi, ad aumentare il proprio sentire. Tuttavia non è una vibrazione che entra all'interno dell'individuo quella che smuove, ma la reazione della vibrazione che già esisteva all'interno dell'individuo, che risuona con quella con cui viene a contatto, un po' come due diapason, uno vicino all'altro. La vibrazione di uno fa vibrare anche il diapason vicino con una vibrazione molto simile, se non addirittura uguale. Non è quindi una vibrazione esterna che modifica o manda in crisi un individuo, ma una vibrazione interna che risuona e vibra, sentendo questa vibrazione esterna che alimenta, che riconosce e quindi mette in moto questa vibrazione che già esisteva. E forse una sfumatura leggermente diversa di quanto andavate dicendo, mi sembra. Domanda: ma se una persona non ha la vibrazione giusta? Moti. E questo è il punto che forse non comprendi. Tu dici non ha la vibrazione giusta, ma si armonizza con quella che viene dall'esterno. È naturale. Non può che essere così, in quanto le due vibrazioni per vibrare all'unisono devono essere simili. Domanda: ma se questa vibrazione mi fa soffrire? Moti: no, non comprendi. Se la vibrazione ti smuove una vibrazione interiore, che so io, di ansietà, per esempio, questa vibrazione si smuove al tuo interno e si smuove perché c'è qualcosa che non hai compreso. Quindi è un campanello d'allarme che ti mette di fronte al fatto che tu hai qualcosa all'interno che deve essere compreso. Però non l'hai ancora compreso. Quindi la vibrazione non può essere sovrastata. Può forse essere tenuta a freno con più o meno facilità. Può essere osservata. Però la vibrazione esiste. Provoca qualcosa al tuo interno. Non puoi bloccarla in nessun modo. La puoi bloccare soltanto allorché comprendi. E quindi la vibrazione non vibra più. Domanda: però quando questo stato d'ansia, ad esempio, mi fa soffrire? Moti:
si determinano stati di sofferenza, e questo è il mio punto. Sono tali proprio per il fatto che tu non riesci a comprendere quale sia la motivazione che ti fa sentire in quel modo, quale sia la vibrazione perché tu vibri in quel modo. Cambierà nel momento in cui tu riesci a comprendere qualcosa del perché di quella vibrazione. In quanto tutto ciò che è sconosciuto, indubbiamente, fa paura e provoca reazioni, sempre e comunque. C'è sempre una fase di adattamento ad una nuova situazione, una vibrazione che si mette in moto all'improvviso e una perdita di un equilibrio che si era stabilito. Quindi ne segue subito una fase di adattamento per cercare di ristabilire un nuovo equilibrio su quella vibrazione al punto di riuscire giusto a ricostruire questo nuovo equilibrio. Nuovo equilibrio che si ottiene poi riuscendo o a capire ciò che smuove la vibrazione ed allora a quel punto la vibrazione si ferma addirittura. Oppure riuscendo ad eliminare tutte quelle radici che stanno intorno alla vibrazione e che ti impediscono di guardarla. Perché è lì il punto. Se tu guardassi la vibrazione con una certa obiettività, riuscendo a restare al di fuori del coinvolgimento, senza voler a tutti i costi magari soffrire o star male o fare la vittima per attirare l'attenzione, tutte queste componenti ti fanno percepire la vibrazione come negativa e quindi influiscono sul tuo lasciarla agire negativamente su di te. Domanda, cioè il difetto non sta nella vibrazione, il difetto sta nel ricevente, cioè il difetto non sta nell'onda radio, ma nell'apparecchio che deve trasformare l'onda radio in suono. Evidentemente c'è qualche valvola lì che non funziona. Moti, senza dubbio, come dicevo, c'è un periodo necessario di assestamento alla vibrazione per poter essere poi più sereni per osservarla. Ma nel caso di esseri umani, visto che tu parlavi di radio, può esserci qualche difetto nella valvola che va sostituita, magari, per funzionare meglio. Ma ci può anche essere l'uomo che, nel momento in cui la vibrazione è fastidiosa, gira il volume troppo in alto, mentre dovrebbe abbassarlo. Ricordate che siete sempre assieme agli altri e che, quando l'altro è preda di una vibrazione fastidiosa, molte volte dispiace alla persona che gli sta accanto e che percepisce questa sua condizione soffrendone a sua volta. A volte siete voi stessi a violentarvi l'uno con l'altro nel tentativo di aiutarvi, magari. Nessun messaggio religioso, anche filosofico in realtà, arriva mai puro a quella che è poi la massa degli individui, ma subisce trasformazioni da ogni pensatore, da ogni mistico, da ogni religioso, da ogni ispirato che parla. Nota 1. Fa paura e provoca reazioni sempre e comunque. Tutto quello che noi facciamo nel corso delle varie vite, osservano le guide, è un continuo raggiungere nuovi punti di equilibrio tra gli stimoli che l'esistenza ci propone e le reazioni che il nostro intimo mette in atto, affinché da queste dinamiche noi riusciamo a comprendere qualche nuovo elemento della nostra essenza. Si tratta alla fine di un continuo svilupparsi al nostro interno di cicli dinamici tra equilibrio e squilibrio, diverso da quello che possedevamo all'inizio di ogni ciclo e dal quale prenderà il via un successivo ciclo che ancora una volta ci porterà a raggiungere un diverso equilibrio. È in quest'ottica, ad esempio, che è possibile osservare quel fenomeno che ognuno di noi vive più o meno consapevolmente,
ossia il trasformare certi movimenti interiori in effetti che si riflettono sulla funzionalità e quindi sull'equilibrio del nostro organismo, provocando quelli che vengono chiamati psicosomatismi. Essi sono il risultato di un equilibrio non raggiunto nella propria interiorità, contemporaneamente effetto e causa di sommovimenti interiori che tendono a indicarci la via, il percorso, lungo quell'inoltrarci per raggiungere quell'equilibrio che solo può portare all'annullamento dell'effetto psicosomatico. Ricordatevi, miei cari, continuano le guide, dei momenti in cui vi sentite di umore nero, svogliati, privi di voglia di vivere. Anche questo, in fondo, è uno psicosomatismo. E quando è che superate quei momenti? Nell'istante in cui trovate al vostro interno la via per modificare con un sorriso la vostra depressione, in cui dite un basta convinto alla vostra sofferenza e vi accorgete delle cose che intorno a voi gridano a gran voce che vi sono mille e mille ragioni per cui vale la pena di vivere. Nel far questo avete percorso un piccolo ciclo dinamico, il quale vi ha portato al raggiungimento di un nuovo equilibrio e, basandovi su di esso, partirete per un nuovo ciclo che vi porterà ad un ulteriore traguardo del vostro cammino, ad un ulteriore equilibrio fra ciò che l'esistenza vi propone di vivere e ciò che la vostra coscienza deve modificare di se stessa, per rendere diversa e più giusta la sua reattività alla nuova situazione che vi siete trovati a dover affrontare.